In questo video i pasticciotti ti insegnano a costruire una scacchiera. Ti servono solo un cartoncino bianco e uno nero, forbici, matita, squadra o righello e del nastro adesivo, preferibilmente di carta. Prendi il cartoncino nero e sul lato più corto fai un segno con la matita ogni 2,5 cm fino ad arrivare a 20 cm. Fai lo stesso sul lato opposto del foglio. Quindi, usando la squadra o il righello, traccia delle linee che congiungano i due punti opposti, cercando di usare la massima precisione. Infine, ritaglia le strisce seguendo le linee tracciate con la matita. Dovrai ottenere 8 strisce nere di identica misura. A questo punto procedi allo stesso modo con il cartoncino bianco. Ogni 2,5 cm traccia una linea in questo modo. Ma stavolta dovrai tracciare anche una linea perpendicolare a quelle appena tracciate, che disti 5 cm dal bordo del foglio. Adesso taglia il cartoncino bianco in corrispondenza delle linee parallele, fermandoti però quando incontrerai la linea perpendicolare tracciata per ultima. Su una superficie piana, fissa il cartoncino bianco con un pezzo di nastro adesivo in questo modo. Le strisce ritagliate dovranno essere completamente libere, mentre sarà solo la base del foglio non ritagliata ad essere fissata al tavolo da lavoro. Ora arriva il momento più divertente, ossia quello dell'intreccio. Dovrai inserire le strisce nere tra quelle bianche, intrecciandole in questo modo. Fai passare la prima striscia nera sotto alla prima striscia bianca, poi sotto alla terza, sotto alla quinta e sotto alla settima. Una sì e una no in pratica. Poi tira la striscia nera verso il basso, facendola aderire alla base fissa del foglio. Ora procedi con la seconda striscia nera, che però dovrà essere inserita tra quelle bianche in modo opposto rispetto alla prima, ossia dovrà passare sotto alla seconda striscia bianca, quindi sotto alla quarta, alla sesta e all'ottava. Procedi poi con la terza striscia nera, che dovrà seguire lo schema della prima striscia nera inserita, e così via fino a che non avrai inserito tutte le strisce. Sembra un'attività complicata, ma in realtà è molto semplice. Ora con il nastro adesivo fissa tutte le estremità delle strisce in questo modo. Poi attacca qualche pezzo di nastro adesivo anche sulla scacchiera per tenere fermi gli intrecci. Stacca il nastro adesivo più esterno e gira la scacchiera, che è già completa. Dovrai solo ritagliare i bordi eliminando le parti di strisce in eccesso. Ed ecco qui la nostra bellissima scacchiera, che ci ha fatto venire in mente la pavimentazione della fantastica terrazza Mascagni di Livorno. Davvero bellissima! Eventualmente, per rendere più robusta la scacchiera, puoi incollare la base già fissata con il nastro adesivo su un cartoncino spesso. Provaci anche tu! Questo lavoro di intrecci ti darà molta soddisfazione e il risultato sarà davvero strabiliante!
Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.